Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Domenica Italiana, ben ritrovati dalla redazione di World News 24. Tutta dedicata a Sanremo oggi, questa settimana, con i primi racconti delle prime due serate della famosa competizione canora, giunta alla edizione numero 72. In attesa del weekend che ci vorrà poi la serata finale ed il vincitore. Intanto andiamo a vedere come si sono svolte le prime due serate della rassegna. Il Festival della Canzone Italiana compie 72 anni. Sì, ma Sanremo, dopo un anno e mezzo, torna ad essere il cuore della musica e della socialità. Il pubblico torna a riempire il teatro Ariston, dato significativo, senza ovviamente dimenticare il dramma di chi non ce l'ha fatta. La musica torna da padrone non solo con cantanti di razza, Ranieri e Morandi, ma anche le giovani generazioni non sono da meno. I grandi ritorni, i Maneskin, passato un anno dal loro trionfo prima a Sanremo, poi in campo europeo, emozionano e danno l'infa vitale ad una carriera partita dalle strade. Fiorello è un fulmine introvabile in altri paesi, dalla litigata finta con Amadeus al tifo da stadio per la rielezione di Mattarella. Poi Berrettini al suo ritorno dopo un Australian Open indimenticabile ed intenso. I Medusa che finalmente tornano a far ballare e a farci sentire umani, come non accadeva da tanto tempo. La grazia e l'eleganza di Ornella Muti fa da sfondo ad una prima serata che rimarrà nel cuore degli appassionati e soprattutto della grande musica che è tornata finalmente a battere ciglio. Mimmo Siena, World News 24. Una seconda serata tinta di emozione al Festival di Sanremo, ma oltre all'omaggio alla regina Monica Vitti imperano due argomenti, razzismo e omofobia. Sul primo versante la co-conduttrice Lorena Cesarini, presa pesantemente di mira per la scelta di Sanremo, risponde sul palco agli insulti, ricordando una frase di un libro. La cosa più importante è chiedersi perché, per andare verso la libertà, da frasi fatte, giudizi precostituiti, insulti, giudizi sul tram. Poi il tema sull'omofobia è materia per il comico pugliese Zalone. Al di là di come lo si giudica, il tema lo affronta sì, ma dando un'impronta tutta sua e degna di attenzione. Poi la musica con l'emozione di Laura Pausini, che ritorna sul palco dove è cresciuta. Si è fatta le ossa e ha fatto una carriera di rispetto e sensibilità. La gara procede fra belle canzoni e ospiti di fiction TV, il tutto in una serata che dà l'idea di come ci siamo riavvicinati a questo settore con la energia giusta e la rinascita dopo un anno e mezzo terribile. Mimmo Siena, World News 24. E dunque questi sono i primi due racconti per quanto concerne questa edizione numero 72 di Sanremo. Nella prossima puntata di Domenica Italiana vi racconteremo come è andata ed anche il verdetto finale, unitamente anche al giuramento del capo dello Stato Mattarella che è avvenuto nella settimana che si sta per concludere. Restituiamo la linea a Pasquale Pauleta per Domenica Italiana. Mimmo Siena, World News 24.